lui da tutti. Come sapete, appena riesco ritorno il più produttivo possibile e questa volta si tratta di un video che mi ha chiesto, mi pare, GalaxyGirl01, che però io ho trasformato in una collaborazione. Oggi è una di quelle giornate che non so parlare, quindi vuol dire che il tempo si sta guastando. La collaborazione è con la simpaticissima Luca Mary Decadella. Naturalmente, come in tutte le collaborazioni, vi lascio il link al canale e appena riesco anche al video. Il tag che abbiamo scelto, o meglio che io ho proposto e che lei ha accettato, per essere più precisi, è il TMI tag, Too Much Information About Me. E niente, siccome so già che inserirò una serie di tagli all'inizio perché mi sono impappinato varie volte, non perdiamo altro tempo, iniziamo con le domande, anche perché devo leggere. Che cosa indossi? Allora, ve la faccio vedere. Oggi sono proprio in tinta, guardate. Questo maglioncino, non so, non sto guardando minimamente in camera perché non c'è tipo un obiettivo, quindi non so cosa vedete, se vedete, e questi pantaloni di velluto che poi si aprono e diventano a zampe d'elefante. Ora però provo a ritornare avanti così com'era, non lo so cosa avete visto. Nel caso, se vedo che è venuto qualcuno schifo, tipo vi metto una foto. Poi, sei mai stato innamorato? Sì. È mai finita davvero male con qualcuno? Almeno una volta sì. Quanto sei alto? Uno schifo. 1,60 m. Quanto pesi? Circa 65 kg. Hai tatuaggi? Sì, ne ho due, e magari in questo punto vi inserisco un link al video collaborazione con la bellissima Camilla Milanesi, a cui mando un bacio grosso. Buona fortuna per tutto, Cami. Hai piercing? Quelli ve li faccio vedere subito. Nostril. Qui. E poi vabbè, questo orecchio che non mi viene ora come si chiama. E prima o poi vorrei farne un altro, però non vi dico quale, sorpresa. Telefilm preferito? Non guardo serie TV. Band preferita? Non ho una band preferita. Dopo il periodo Max Pezzali, durato dal 2004 al 2013 più o meno, lui ha cambiato genere, con tutto il rispetto, musicalmente non mi piace più e ho variato gli orizzonti, non ho più un cantante né una band preferita. Ti manca qualcosa? Sì, troppe. Stabilità economica, stabilità affettiva, dal punto di vista soprattutto delle amicizie, però anche il ragazzo. Non è che dispiacerebbe, però primo posto le amicizie, poi tutto il resto. E stabilità lavorativa e possibilità di fare qualche progettino anche da solo, prima ancora che con un ragazzo, come ho già detto prima, il ragazzo viene dopo. Canzone preferita? No, ragazzi, non si può. Non si può fare questa domanda, come si fa? Io, boh, ve ne dico una. Non è proprio una canzone. In realtà non, le parole sono state aggiunte dopo, se non mi sbaglio. Comunque, River Flows in You di Room. Magari ve lo scrivo sia qui. E se mi riesce vi lascio anche un link nell'info box. Quanti anni hai? Fino al 20 aprile 2016, 25, dal giorno dopo in poi 26. Segno zodiacale, Toro. Cosa cerchi in un partner? Mi deve dare non certezza, non confondiamo le parole, ma sicurezza.
perché io sono una persona, come dire, che ha sempre paura di rompere le scatole, sempre paura di fare quella cosa di troppo e quindi di perdere l'altra persona, quindi mi deve dare un po' di sicurezza in questo senso, che è la cosa principale. Poi un'altra cosa è la fiducia. Naturalmente sarebbe reciproca, no? Però insomma, io l'ho preciso. La fiducia perché io non sopporto la gelosia. Penso che si possa considerare il proprio partner in mille altre maniere, no? Che non ci sia bisogno di essere gelosi. È chiaro che se te ti alzi la notte mentre sei a letto con me, non so che terra ti regge, come dicono da queste parti, allora diventerei geloso anch'io. Però va bene la gelosia in casi estremi, in genere non mi piace. Quindi sicurezza e fiducia. E poi deve essere... Mi perdoni ma diabetici, non voglio essere offensivo, ma devo essere diabetico perché io ho bisogno di zuccheri, di contatto, di smancia, di quelle cose che magari a tanti danno fastidio. A me sì, piacciono. Citazione preferita. Troppe ragazzi, troppe. Magari evito di dirvi quella di Harry Potter perché già ve l'ho detta nel video di Harry Potter, ve l'ho già detta nel video di Harry Potter, quindi ve ne cerco un'altra che mi ero segnata qualora mi venisse di riaprire il profilo Facebook. Ve la cerco subito, scusate. Allora, è una frase di Robin Williams ed è questa. Ho sempre pensato che la peggior cosa nella vita fosse rimanere soli. Non lo è. La peggior cosa è stare con persone che ti fanno sentire solo. Questa frase mi rispecchia enormemente perché mi ci sono sentito veramente tante volte. Scusate se ci sono queste acrobazie, ma torno al foglio delle domande. Attore preferito? Non ho un attore preferito. Qui è veramente impossibile fare un nome. Per fortuna ce ne sono tanti in Italia e nel mondo. Colore preferito? Allora, giallo in generale, su tutto. Mi piace molto invece vestire bianco e qualche volta anche nero, però non tutto nero, diciamo nero con qualcos'altro magari. Dove vai quando sei triste? Oddio, l'ho detta prima. Dove vado? Da nessuna parte vado, perché tutti i miei amici sono a distanza. Taglierò la parte prima dove ho dato una risposta per un'altra. Tutti i miei amici sono a distanza, quindi da nessuna parte. Bene, che tristezza. Quanto ci metti a farti la doccia? In realtà poco, anche se mi aiutano perché io ho freddo soprattutto l'inverno. In inverno cerco di metterci meno dell'estate, ma anche in estate comunque poco, perché per fortuna aiutandomi, tipo io mi lavo i capelli da solo, no? E poi per il resto mi aiutano, quindi cerchiamo di metterci sempre più. Quanto ci metti a prepararti la mattina? Ma devo dire anche questo poco, ancora ci vuole tanto. Generalmente per vestirmi, che no, ma neanche una decina di minuti, meno, un po' più di 5 minuti. Ti sei mai trovato in mezzo a una rissa? Allora, direttamente no. Però ultimamente sta capitando di vederle ogni tanto in giro, a giro a largo, giro a largo. Perché hai iniziato a fare video su YouTube? In realtà mi è sempre piaciuto l'editing. Mi è sempre piaciuto e riaprire il canale, perché non di altri, è stata un'occasione per riprendere a farlo. La scusa ufficiale è stata incontrare un amico a distanza che adesso non è più amico, e poi da lì c'è stata la collaborazione con la zia Glow qualche mese dopo e il resto lo sapete. Paure? Sarò scontato, per le persone che amo. La seconda è rompere le scatole. La terza è invecchiare solo.
e non morire, ma soffrire prima di morire. Una bella morte nel sonno, pagherei ora. La cosa che ti ha fatto piangere, cioè l'ultima? Boh. Allora, se volete sapere l'ultima, c'è posto per te. Ridete pure. L'ultima volta che hai detto ti amo. Una vita fa. Perso il conto. Il significato del tuo nome su YouTube. Soul l'ho aggiunto io. Irish viene dal fatto che una persona mi chiamava irlandese per il colore dei miei capelli. Dislessia mod on. Parlo veloce perché ho paura di perdere il tempo della fotocamera. L'ultima persona con cui hai parlato, uno dei miei amici che mi aiutano per dirgli che avevo bisogno di una mano per girare il video, come succede sempre in questi casi. Cibo preferito? Impossibile, anche qui ve ne dico uno su... anzi no, ve ne dico due o tre su tutti. Pizza, sushi e... basta pizza e sushi, perché poi se no non si finisce più. Un posto che vorresti visitare? Inghilterra e Spagna, perché fanno parte delle tre lingue che ho studiato. La Francia l'ho già visitata, mi rimane queste altre due curiosità, mi rimangono. Vado. Hai una cotta in questo momento? Seria? No. Seria al punto da essere innamorato? No. Però c'è una persona che mi piace fisicamente, esteticamente, senza nessuna implicazione seria per il momento. L'ultima volta che hai baciato qualcuno? Sempre in maniera assolutamente non seria, almeno due mesi fa. L'ultima volta che ti hanno insultato? Fortunatamente non ricevo moltissimi insulti. L'ultima volta? Quando è stato? Ah sì, è stato almeno un mese fa, quando ho difeso una persona da degli attacchi omofobi e l'omofobo in questione mi ha dato dell'idiota. E poi anche questa ragazza ha difeso l'omofobo alla fine, infatti se mai mi riattiverò su Facebook penso proprio che cancellerò questa ragazza. L'ultimo posto in cui sei stato? Ragazzi, è 2 anni che non prendo il treno, anzi 3 anni. Che strumento suoni? Attualmente nessuno, suonavo la diamonica quando andavo alle scuole medie. Pezzo preferito di gioielleria? Io adoro i braccialetti, guardate, ve lo faccio anche vedere. Questo posso farvelo vedere senza ricorrere a nessun video. Per il momento sono questi. Ci sarebbe il terzo, ma è finito. Disperso nelle maniche, vabbè, andate sulla fiducia che sono 3. E chissà se troverò l'occasione che aumenterò in futuro. Ultima canzone cantata, boh, aspettate che ve lo dico la tecnologia. Io sono un ragazzo che mi dice bugie. Cronologia. Allora, finalmente. Oh. Più che cantata, è stata canticchiata, perché non conoscevo le parole. Praticamente ho canticchiato insieme ad un gruppo che si chiama, ora ve lo pronuncio ma ve lo scrivo anche perché non sono sicuro che lo dirò bene, Indigo Choras, una cover per puro caso, vi giuro, di River Flows in You. Di River Flows in You, è sempre quella canzone di Diruma che vi ho detto prima, dove tra l'altro c'è un corista con disabilità perfettamente integrato, cosa che qui se uno non ha gli assistenti dietro la prende
la prende in tasca, diciamo così. Vi rispondo alla toscana per non essere più volgare, anche se purtroppo non sono nato qui. E basta, le domande sono finite, adesso mi adopererò per rendere questo video presentabile. Vi lascerò naturalmente anche il link al canale di Mary, perché il canale è gestito principalmente da Mary, e se riesco, come ho detto prima, anche al video vi saluto e noi ci vediamo la prossima volta. Non so con cosa, perché non so ancora quando pubblicheremo.